Marco Girardo. Eccoci, scusate, c'è stato un problema di collegamento. Adesso siamo collegati con la linea telefonica, spero mi sentiate Perfetto, meglio. sì, adesso ti sentiamo. Allora, partiamo dal tema dell'inflazione, Marco, 8,6% in Europa, cosa ti aspetti da questa riunione della BCE? Ovviamente rialzo dei tassi dopo tanti anni, 25 punti base, 50 punti base, insomma, cosa possiamo raccontare quando siamo quasi alla vigilia? Siamo quasi alla vigilia, effettivamente ci sarà questo rialzo di tassi che è stato straannunciato, preannunciato e avremo un riallineamento quantomeno con le politiche monetarie delle altre banche centrali, la Fed in primis che si è mossa, ma anche la Bank of England e le altre grandi banche centrali mondiali, con eccezione di quella cinese che in questo momento ha le prese con la ripresa dell'economia post ultima ondata di Covid e quindi sta facendo una politica monetaria un po' all'opposto, immettendo liquidità. Ci aspettiamo effettivamente questo primo rialzo dei tassi dopo molti anni. I mercati in qualche modo sembrano averlo in parte già scontato dopo l'ultimo meeting della BCE in cui erano stati dati i dettagli sostanzialmente di questo cambio di marcia di politica monetaria. Il problema è che avrà un impatto diverso a seconda della situazione politica dei diversi paesi, quindi il ragionamento da fare è quale impatto avrà sull'Italia un rialzo dei tassi in un momento in cui c'è una crisi geopolitica fortissima che tutti conosciamo e c'è il problema forte dell'inflazione che giustamente si citava legato ai temi energetici. È chiaro che di pari passo andrà la decisione della BCE con la situazione italiana. Segnalo la nota ad esempio dell'agenzia Fitch di questa mattina che indica proprio alla luce dell'imminente rialzo dei tassi da parte della banca centrale il caso, l'evenienza in cui cada il governo Draghi, non ci sia più Mario Draghi, la guida del paese, ci sarà una difficoltà maggiore nel contenimento di bilancio perché il rialzo dei tassi segnerà una staffetta un po' tra le politiche monetarie e le politiche fiscali in carico agli stati e quindi sarebbe più complicato per l'Italia, in un contesto in cui finisce la fase espansiva delle banche centrali, gestire il bilancio e contenere, Eh insomma, il bilancio certo. alla luce della situazione attuale. Ecco Marco, è spuntato un nuovo titolo in sovrimpressione, crisi di governo, il momento peggiore per l'Italia, cosa intendiamo dire? Al di là del fatto che poi sapremo, peraltro Draghi questa mattina è salito al Quirinale. Da Mattarella sapremo cosa succederà, però chiaramente è vero che mancano 6 mesi alle elezioni, però sono 6 mesi importanti, no? Indipendentemente, ripeto, da quello che deciderà Draghi, è chiaro che si respira aria di insoddisfazione e di instabilità all'interno della maggioranza e purtroppo però capita, credo, in un momento veramente delicato per l'Italia. Ora, ovviamente nel titolo, anche in modo provocatorio, abbiamo scritto il momento peggiore per l'Italia, non so se è il momento peggiore, però ci sono all'ordine del giorno tantissime riforme, quelle strutturali, quello di cui l'Italia ha bisogno. Forse anche con te in tempi non sospetti abbiamo detto più volte che questo tema e i fondi del PNRR rappresentavano quasi l'ultima possibilità per l'Italia di mettersi un po' al pari con altri paesi per essere più attrattiva, per poter appunto poi consolidare e aumentare come dire, la potenza dell'economia interna. Per questo credo che sia un momento veramente delicato, cioè siamo un po' in bilico, ecco, mettiamola così, cosa ne pensi? Penso che sia effettivamente così, anche alla luce del fatto che noi siamo un paese che per il suo assetto istituzionale, le mancate riforme istituzionali a partire dalla legge elettorale è abituato, no? Dalla prima alla seconda repubblica a cambi di governo di cui deteniamo il record in Europa, in ogni caso, il record, no? Proprio per la nostra struttura istituzionale e va anche detto che per esempio una delle tante attese riforme che si pensava potesse essere realizzata all'inizio con più speranza, poi via via con meno speranza, ad esempio quella della riforma della legge elettorale, perché in una situazione di assetto di governo di larghe intese si poteva anche immaginare che saremmo arrivati poi successivamente alle elezioni con una nuova legge elettorale. Se ricordate qualche mese fa, questo era uno dei temi all'ordine del giorno, poi è Come no? sparito inabissato di fronte alla situazione contingente, adesso completamente scomparso, ovviamente. Io il dato che vorrei segnalare, sentendo un po' la percezione, vedendo i movimenti che ci sono stati anche in questi ultimi giorni,
regioni, di quello che siamo abituati a chiamare il paese reale, che è fatto dalle persone, che è fatto dalle imprese, dalle associazioni delle imprese, dai sindacati, che c'è evidente uno scontro molto forte tra il paese e il palazzo, tra la piazza e il palazzo, per usare un'espressione utilizzata da un noto politologo britannico in questi ultimi anni. E il paese reale, le persone, le famiglie, le imprese chiedono una continuità, proprio perché questo è un momento eccezionale. Mai c'era stata, neanche nella prima repubblica, una guerra alle porte dell'Europa che coinvolge pesantemente l'Europa stessa. L'inflazione a questi livelli per una crisi energetica è stata approvata nel periodo dello shock petrolifero, ma era legata a variabili lontane, esogene, lontane, diciamo, dal cuore dell'Europa, mentre in questo momento siamo di fronte a una crisi che ha l'epicentro qui vicino a noi e che durerà ancora a lungo. I segnali di rallentamento congiunturali anche dell'economia italiana sono quotidiani, ultimo oggi quello dato dall'Ufficio Studi di Confcommercio, che segnala proprio a luglio un deciso rallentamento sia delle aspettative da parte degli attori economici sia da parte proprio del calo del PIL, che si attesterebbe sullo 0,6% nell'ultimo mese. Quindi la situazione è diversa da tutte le altre crisi di governo che abbiamo avuto tra la prima e la seconda Repubblica e anche nella fase attuale, per l'emergenza che abbiamo sotto gli occhi tutti. Per questo credo che ci sia una spinta da parte di un intero paese, sì, perché una crisi di palazzo non diventi una crisi di paese. Questa è la speranza che nutrono molte persone. Assolutamente sì, anche perché poi questo si lega molto, è giustissimo quello che dici, si lega molto al tema della fiducia, no? Ma al di là di quello che può essere, di quella che può essere l'immagine del nostro paese all'esterno, ma proprio a partire dal nostro interno, perché è da qui che dobbiamo cominciare a lavorare, insomma, per poi naturalmente attirare altre risorse che provengano da fuori. Assolutamente. Infatti forse è proprio questo il nesso, al di là di tutte le considerazioni che possono essere fatte su come potrebbero reagire i mercati, lo spread, i titoli di Stato, proprio come noi recepiamo questa ennesima, perché diciamoci la verità, ennesima crisi di governo, cioè avremmo bisogno proprio di stabilità. A questo punto, altro titolo, Marco, che ti sottopongo: crisi di governo o nuovo patto di fiducia, cioè questa è un po' la chiave di volta, no? Perché magari invece dopo questa dopo questo primo accenno di crisi, vedremo se diventerà una crisi vera e propria, magari ci sarà una fiducia o una speranza rinnovata, potrebbe essere, cioè che arriverà dall'interno del Parlamento, del governo. È una possibilità, io credo, a cui molte persone in questo momento vogliono anche credere. Diciamo, se analizziamo quello che è successo, la crisi è una crisi partita internamente al Movimento 5 Stelle, c'è stato negli ultimi momenti una risposta, se vogliamo, anche un po' di pancia, quindi una risposta politica che non tiene conto dell'assetto normale da parte di una parte del centrodestra, che però allo stesso tempo è anche diviso. Segnalerei per esempio il fatto che è stato bloccato, sembrerebbe stato bloccato da Salvini, ad esempio un documento da parte di alcuni governatori della Lega, governatori di regione, che volevano allinearsi alla richiesta di buona parte del paese per una continuità dell'esecutivo fino alle prossime elezioni, perché non dimentichiamo che si parla di una continuità che ci porta alla primavera prossima, non ci porta al 2025, no? Quindi si tratterebbe di alcuni mesi, e come giustamente sottolineavi prima, è una finestra di tempo in cui abbiamo quest'ultima opportunità del corretto e sano utilizzo di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che arrivano dall'Europa, che anche queste sono un dato eccezionale. Mai c'era stata una disponibilità di risorse di questo tipo, di cui l'Italia, fra i paesi europei, lo ricordiamo spesso, è il maggiore beneficiario. Quindi tutto preme nella direzione di una risoluzione della crisi con un patto di fiducia. L'elemento centrale sarà capire se dentro i 5 Stelle ci sarà un'ulteriore scissione e ci saranno i parlamentari e i senatori vicini a Di Maio, che ricordiamo fino a qualche tempo fa era comunque il leader politico del Movimento 5 Stelle. Era un riferimento, ma Di Maio non era uno qualsiasi, per così dire, in senso buono. È tra i fondatori nonché il capo politico per un periodo, esatto, fino al suo incarico istituzionale, per cui molto dipenderà all'interno del Movimento 5 Stelle quanto ci sarà questa scissione. Draghi inizialmente aveva, per rassicurare il Movimento, in qualche modo per rassicurare anche lo stesso
Conte garantito che non ci sarebbe stato un nuovo patto di fiducia, quindi un nuovo esecutivo che escludesse completamente il Movimento 5 Stelle. Sembra, questa mattina sappiamo che ha avuto un lungo incontro con Enrico Letta, quindi con il capo del Partito Democratico, e poi sta per salire anche al Quirinale. C'è da capire se cambierà questa posizione e potrebbe accettare, diciamo, un patto di non avere il Movimento 5 Stelle per intero a sostegno della maggioranza, ma solo una parte, e bisognerà capire proprio, e lo capiremo domani in aula, quanto sarà questa parte, chiamiamola filogovernista, che sarebbe disposta a un nuovo patto di fiducia. Esatto, allora Marco, io ti saluto proprio su questo perché lasciamo in sospeso ciò che potrà succedere. Grazie mille a Marco Girardo, caporedattore Economia Avvenire, buon lavoro, e saranno ore, immagino, molto intense. A presto sulle fonti TV. Grazie, grazie a voi, sempre un piacere, a presto. Grazie Marco.